Moltissime volte potresti non renderti conto che il motivo per cui tu non hai una vita sentimentale felice, il motivo per cui non riesci a avere una relazione stabile, una relazione felice, è la tua mancanza di autostima. Sono Federica, love coach, esperta delle relazioni sentimentali. Se vuoi sapere di più su di me, vai su www.theloverevolution.it. E in questo video voglio parlarti di come la bassa autostima compromette le tue relazioni sentimentali, perché magari il motivo per cui tu adesso non sei felice, non sei soddisfatto della tua vita sentimentale e il motivo per cui tante delle tue relazioni sono fallite potrebbe essere la tua mancanza di autostima. Perché la verità è che quando tu non stai bene con te stesso, non sei felice di te stesso e soddisfatto, non riesci a costruire un rapporto sano, costruire una relazione con un'altra persona. Tantissime volte succede che, soprattutto nelle relazioni sentimentali, è difficile identificare il problema alla radice, che compromette i tuoi rapporti, ok? Quel problema che rovina le tue relazioni, che compromette la tua vita sentimentale. Infatti, cosa succede? Che spesso moltissime persone identificano un problema, cercano di aggredire quello che loro pensano sia il problema nella loro vita sentimentale, ma succede che niente cambia. Le relazioni non migliorano, loro continuano a essere insoddisfatte nella loro vita sentimentale. E sento che la mancanza di autostima agisce sul tuo rapporto sentimentale in molti modi. È difficile identificare che quella è la causa del fallimento delle tue relazioni. Perché, per esempio, una persona potrebbe dire: i miei rapporti sono falliti perché io ero troppo geloso. E questa gelosia non è semplicemente. Non è quello il problema da attaccare, non è la gelosia il problema da attaccare, ma è l'insicurezza che si nasconde dietro a questa gelosia che compromette il rapporto. Quindi quello che sto cercando di dirti è che molte volte si attacca un problema per sistemare la propria vita sentimentale, per avere una vita sentimentale felice, che non è il vero problema, non è quello che compromette i tuoi rapporti sentimentali. Ci potrebbero essere altre cause che sono portate dalla tua mancanza di autostima. È la tua mancanza di autostima il vero problema alla radice, che porta poi determinate conseguenze nei tuoi rapporti sentimentali. Vediamo precisamente in che modo la mancanza di autostima condiziona le tue relazioni sentimentali. Tendenzialmente, chi manca di autostima e sicurezza non cerca semplicemente una persona con cui condividere la propria vita. Cerca una sorta di salvatore, una stampella, un aiuto per sopravvivere. Sente di non potercela fare da solo e quindi ha bisogno di una persona. Non cerca qualcuno che arricchisca la sua vita, cerca qualcuno proprio che dia un senso alla sua vita. E questo ovviamente è sbagliato perché non solo mette molta pressione al rapporto e pressione all'altra persona, ma ti espone anche al rischio di stare costantemente male, perché nel momento in cui la tua persona dovesse lasciarti, tu crollerai perché senti che mancherà quella cosa che ti faceva stare bene, che dava un senso alla tua vita. La tua felicità non deve però dipendere da una persona. Devi essere capace di stare bene con te stesso, di stare in piedi da solo, altrimenti il risultato è che non riuscirai mai a costruire una relazione sana, metterai pressione al rapporto, allontanerai la tua persona. Oltre al fatto che questo atteggiamento ti espone anche alla possibilità di accontentarti della prima persona che ti capita. Io tartasso moltissimo su questo discorso nel mio corso True Confidence per sviluppare autostima e sicurezza per le relazioni sentimentali, perché
La mancanza di autostima ti fa accontentare, ok? Della prima persona che entra nella tua vita e che tappa un buco, tappa quell'infelicità, quell'insoddisfazione che tu senti e che provi nei confronti di te stesso, nei confronti della tua vita. E questo vuol dire che sarai portato ad accettare una persona che in realtà non ti rende veramente felice, in realtà non porta valore nella tua vita, è lì semplicemente per aiutarti a sopravvivere. Quindi il primo punto è che la mancanza di autostima ti fa cercare una persona, ti fa essere bisognoso di una persona che dia un senso alla tua vita, che dia valore alla tua vita, dato che tu non dai valore né a te stesso né alla tua vita. Quando c'è il bisogno di non star solo, di avere qualcuno che ti dia il valore che tu non dai a te stesso, questo è molto, alla lunga diventa molto doloroso per te, per il tuo rapporto, per la persona con cui stai. In secondo luogo, la tua mancanza di autostima ti fa vivere costantemente nel dubbio. Molto probabilmente potresti avere o potresti aver avuto accanto una persona che ti amava, che ti amava genuinamente, che teneva a te, e probabilmente tu ti sei chiesto, o capita adesso, che ti chiedi se quella persona ti ama veramente, se ci tiene a te, se è vero quello che ti dice, se i suoi sentimenti sono veri, sono reali. Quindi vivi costantemente nel dubbio e nella paura che qualcosa vada storto, che qualcosa non sia vero, non riesci a fidarti di quello che una persona cerca di comunicarti. E cosa succede? Che il risultato è che la maggior parte delle volte la persona si allontana da te perché tu hai un continuo bisogno di rassicurazioni, la persona non riesce a star dietro a queste tue rassicurazioni di cui hai bisogno e di conseguenza ti lascia il rapporto. E qui scatta un circolo vizioso perché al posto di riconoscere che è stata la tua mancanza di autostima, la tua insicurezza ad allontanare la persona, ti convinci che tutti i tuoi dubbi, tutte le tue preoccupazioni iniziali fossero vere. Dici a te stesso, ok, mi ha lasciato, quindi avevo ragione io a dubitare del suo amore, avevo ragione a dubitare delle parole che mi diceva. E quindi entri in un circolo vizioso pensando che il problema sia che non hai ricevuto amore da quella persona o che quella persona non ti amava veramente, quando invece è stata la tua mancanza di autostima a compromettere il rapporto. La bassa autostima distorce estremamente la realtà che tu vedi, la realtà che tu percepisci, non sei in grado di percepire i fatti come sono, i comportamenti del tuo partner in modo positivo, ma metti tutto in discussione e questo fa sì che ovviamente anche la persona che ti sta accanto fatichi a correre dietro alle tue esigenze, al tuo bisogno di determinate cose. Questa è una faccia della mancanza di autostima, ovvero ti porta a essere estremamente bisognoso di approvazione, di accettazione di qualcuno che ti stia accanto. L'altra faccia della mancanza di autostima è il fatto che potresti essere invece portato ad alzare le barriere. Ci sono tantissime persone insicure che hanno bisogno di avere qualcuno accanto e hanno bisogno di essere amate, hanno bisogno di non rimanere solo. E invece ci sono delle persone che sono molto insicure e che per evitare di essere ferite, per evitare di esporsi al rischio di soffrire, alzano totalmente le loro barriere. Cosa succede? Che magari, se questo è il tuo caso, non ti apri completamente a una persona, fatichi a lasciare entrare una persona nella tua vita. Fatichi a esplicitare i tuoi sentimenti, a volte fatichi perfino a permettere a te stesso, a concedere a te stesso di provare determinate emozioni. E questo è tutto a causa della tua mancanza di autostima, della tua paura di soffrire, paura di essere magari lasciato, essere tradito, essere ferito, paura che una persona ti menta. Magari hai sofferto
precedenza delle relazioni in cui sei rimasto molto ferito e adesso ti porti dietro questa tua preoccupazione, questa tua paura, qualsiasi cosa ti abbia veramente scottato, adesso tu la riversi nel tuo rapporto col tuo partner. Potrebbe essere questo il motivo per cui le tue relazioni non ingranano, anche perché la verità è che poi quando tu sei chiuso, non riesci a lasciare entrare una persona, magari hai davvero quella persona che ti vuole, ti desidera, è pronta a darti tutto l'amore che tu vuoi, ma essendo che tu non riesci a aprirti, anche questa persona se ne va. Un altro modo in cui la tua mancanza di autostima potrebbe aver condizionato negativamente i tuoi rapporti è un po' particolare, un po' paradossale se vuoi, e potrebbe stupirti. Chi soffre di mancanza di autostima e insicurezza è portato a pensare che niente gli riesca facile nella vita, che tutto sia una lotta, che tutto sia faticoso, che tutto sia estremamente difficile. E quindi cosa succede? Che questa persona vive nella costante incertezza, è abituata all'incertezza. Nella relazione sentimentale, paradossalmente, va, nonostante piaccia alle persone avere stabilità, ok? Che ci piaccia avere sicurezza, una cosa che attrae molto le persone e che le persone ricercano nei rapporti sentimentali è la sicurezza, uno stato di comfort, di stabilità. Però chi manca di autostima e è abituato a vivere situazioni di profonda incertezza, insicurezza, va a ricercare queste situazioni anche nelle relazioni sentimentali. Quindi cosa succede? Che quando magari una persona vive un rapporto stabile, vive una relazione seria, una relazione che si è consolidata nel tempo, a un certo punto ha bisogno di creare una sorta di shock, di sconvolgere un po' le cose per far mancare per un po' l'equilibrio che si è creato nella coppia. La persona che manca di autostima è talmente abituata all'incertezza che va a ricercarla nel rapporto. La zona di comfort per quella persona è il senso di incertezza, è il senso di insicurezza. E quindi quando nel rapporto c'è troppa stabilità, può capitare che la persona che soffre di insicurezza crei lei stessa instabilità, cerchi di creare qualcosa di instabile nel rapporto, magari fa scattare un litigio dal nulla, magari ha una reazione esagerata per qualcosa di banale, di piccolo, o magari si mette a tradire, a mentire, a fare qualcosa per suscitare la reazione del proprio partner e quindi dare uno scossone al rapporto. Magari riflettendoci in questo momento potresti anche vedere i tuoi comportamenti e pensare che magari quello che sto descrivendo vale anche per te o comunque è successo anche a te. Se una persona vive nell'incertezza per tanto tanto tempo, questa incertezza diventa la sua zona di comfort e quindi è portata a ricercare incertezza costantemente e lo fa inconsciamente. Inconsciamente una persona cerca e attrae quello di cui ha bisogno, e in questo caso è un senso di insicurezza, un senso di instabilità. E poi indubbiamente la mancanza di autostima e la tua insicurezza ti portano ti potrebbero portare a vivere anche l'intimità con paura, con insicurezza. Moltissime persone decidono di chiudere una relazione sentimentale quando questa comincia a diventare un po' più seria e lo fanno perché hanno paura di arrivare al punto in cui ci sarà intimità, intimità fisica. Temono il contatto fisico, non sono a loro agio, a proprio agio. E di conseguenza decidono di chiudere il rapporto e magari non chiudono il rapporto dicendo al proprio partner, alla propria persona che il motivo è questa loro insicurezza, questa loro preoccupazione, perché tante volte nemmeno loro si rendono conto che
stanno sabotando la relazione perché in realtà non vogliono arrivare a quel punto dove dovranno entrare nella sfera intima con una persona e magari cominciano a trovare un atteggiamento, attaccano un atteggiamento del partner che non gli piace, attaccano qualcosa che è successo in passato e che decidono che non gli va più improvvisamente bene o magari portano perfino il partner a lasciarli. Perché hanno terribilmente paura di arrivare al punto in cui dovranno entrare in intimità con la propria persona. Se manchi di autostima e sicurezza, potresti non sentirti a tuo agio non solo con te stesso, ma anche con il tuo corpo. E questo inevitabilmente compromette le tue relazioni. Affronto questo argomento del corpo, dell'accettazione di se stessi, l'amore per il proprio corpo nel mio corso, perché potrebbe essere che la tua insicurezza, la tua autostima o comunque gran parte di questa sia proprio causata dal fatto che tu non riesci a piacerti, non riesci ad accettare te stesso da quel punto di vista. Avere una buona, una sana relazione sentimentale, una relazione con la persona che ti ama, la persona che ami, devi prima avere una buona relazione con te stesso e con il tuo corpo. So che suona molto cliché questa cosa che io dico, però è la verità. Tu devi piacerti, oltre che star bene con te stesso e accettare anche le tue debolezze caratteriali, devi sviluppare accettazione e amore per il tuo corpo. Questo è l'unico modo per star bene quando ti troverai con una persona e quando dovrai entrare nella sfera più intima. Moltissime persone hanno difficoltà ad accettare il proprio corpo e è questo il motivo per cui non riescono a accettare se stesse, sono in costante lotta con se stesse. Se tu sei in lotta con te, non riesci a star bene con una persona sotto tutti i punti di vista. Quindi è davvero importante che ti concentri sullo sviluppare autostima e sicurezza in te stesso prima di approcciarti a una persona o anche adesso se sei in una relazione e se senti che questo è un problema che stai vivendo. Affrontalo, perché magari hai accanto una persona splendida, una persona di valore, una persona che ti ama, che ti dà il giusto valore, ma il fatto è che la sprecherai se tu non sei in grado di apprezzarla nel modo giusto. E per apprezzarla nel modo giusto devi prima apprezzarti tu. Perché quando non sei sicuro di te, non riesci a fidarti degli altri, non riesci neanche a essere sicuro dei sentimenti che gli altri provano nei tuoi confronti, non te li spieghi, li metti in dubbio. E questo fa sì che o sia tu ad allontanare una persona perché non riesci a sentirla, non riesci a sentire il suo amore, non riesci a sentire il suo affetto, o sia la persona ad allontanarsi da te. Perché una persona può starti accanto, può condividere un percorso con te se ti ama e starti vicino, ma la verità è che sei tu che devi prendere in mano te stesso, la tua vita e fare un percorso su di te. Se no, inevitabilmente farai male a te stesso e farai male anche all'altra persona. La tua mancanza di autostima, il fatto di mettere in discussione anche gli atteggiamenti degli altri nei tuoi confronti e quindi l'atteggiamento del tuo partner nei tuoi confronti, potrebbe portarti a mettere costantemente sotto attacco la tua persona. Magari non ti fidi di lei, non ti fidi di quello che ti dice, non ti fidi della sua genuinità, ok? Non ti fidi, non la vedi. E cosa fai? Metti sotto attacco il tuo partner. Che cosa succede? Che il tuo partner, anche se è una persona che non sta facendo nulla di male, che magari è sincero totalmente nei tuoi confronti, alla fine cambia il suo atteggiamento nei tuoi confronti e il suo atteggiamento diventa negativo. Magari, siccome tu
lo accusi costantemente o l'accusi costantemente di mentire, ti arrabbi, fai scenate, ad un certo punto la tua persona sarà portata a mentirti, a nasconderti le cose per evitare queste tue scenate, evitare che tu esploda per il nulla. E queste sono tutte dinamiche che si creano a causa delle tue insicurezze. Quindi io ti invito a metterti anche in discussione, con questo video, perché tante volte non ci rendiamo conto di quanto le nostre insicurezze, le nostre paure vadano a pesare, siano buttate totalmente su altre persone che in realtà non sono colpevoli. Ci sono anche le situazioni dove sono colpevoli, ma ci sono anche situazioni in cui magari tu hai accanto delle persone genuine, persone che ti vogliono veramente bene, che ti amano e la tua mancanza di autostima, la tua insicurezza non ti permette di accettarle nel modo giusto, di trattarle nel modo giusto. Ora, non voglio farti star male con questo video, non voglio allarmarti, perché sapere che tanti di questi comportamenti che magari tu hai visto come insormontabili, o magari non hai neanche capito qual era la causa di questi comportamenti e non sapevi come affrontarli, non sapevi come trattarli. Ora sai che il problema è tutto nella tua mancanza di autostima, il problema è l'insicurezza. L'insicurezza porta le persone a comportarsi in questo modo, ad avere una percezione distorta della realtà, e questo, e saperlo è positivo, perché quando tu sai qual è il vero problema alla radice, puoi agire, puoi confrontarti con questo problema, puoi prenderlo e eliminarlo, ok? Tutti possono sviluppare autostima e sicurezza, solo che è un percorso che dura, è un percorso che ha bisogno di un po' di tempo, ha bisogno di impegno, non è un percorso logico, nel senso che non è guardandoti allo specchio e dicendoti ok, voglio avere stima di me, che ce l'hai. È un percorso, ma tutti possono sviluppare autostima e sicurezza indipendentemente dalle cose che hanno vissuto nel loro passato, indipendentemente dal fatto che una relazione ti sia andata male o che 20 relazioni ti siano andate male, indipendentemente dal fatto che tu abbia sofferto determinate cose durante l'infanzia, nella tua vita. Non è importante quello che c'è stato, perché tu puoi sviluppare autostima e sicurezza e puoi creare il rapporto giusto, il rapporto che desideri. Tutto sta a cominciare a trovare le risorse giuste e imbarcarsi in questo tipo di percorso. Spero che questo video ti sia stato utile. Io ho un percorso per sviluppare autostima e sicurezza per la vita sentimentale, per dare una svolta alla propria vita sentimentale. Ti lascio il link in descrizione, metti il like al video se ti è piaciuto, commenta, dimmi se ti riconosci nei comportamenti che ho citato e ci vediamo nei prossimi video.